Parte, vi confesso sono emozionato perché durante la settimana e anche nelle settimane precedenti ci sono stati momenti in cui quasi ci siamo abbracciati in redazione, perché è stato fatto un lavoro molto importante dal nostro collaboratore per rendere giustizia a un ragazzo che era sulla Concordia, sulla nave Concordia. Ricorderete il naufragio, il 13 gennaio del 2012, lo ricordiamo tutti, no? Quelle immagini terribili, ricordate, la nave era partita da Civitavecchia, ecco qui, era partita facendo poi quello che viene definito un inchino, e cioè passando vicino all'isola del Giglio, poi urta gli scogli delle scole, la nave prima va a largo, poi con una manovra a fiocco, del tutto casuale secondo la sentenza, torna indietro, arriva quasi all'isola e lì si piega su un fianco. Moriranno 32 persone. Nei giorni successivi abbiamo letto tante storie, abbiamo ascoltato anche ai telegiornali tante storie. Si parlava di questo ragazzo che non si trovava, non era tra i sopravvissuti, ma non era neanche una vittima accertata, era tra i dispersi. Girolamo, musicista, batterista della banda che era lì sulla Concordia. E però arrivavano voci: questo ragazzo ha salvato delle persone, stava per salire sulla scialuppa, ma ha visto arrivare una famiglia, ha visto arrivare dei bambini, ha rinunciato a salire a bordo della scialuppa per far salire loro e li ha salvati. E poi lui non ce l'ha fatta a salvarsi, Girolamo non sapeva nemmeno nuotare. Ecco, allora ci siamo chiesti in redazione, ma com'è possibile che a questo ragazzo non sia stata data una medaglia d'oro a valore civile, alla memoria naturalmente? Perché? Perché manca una testimonianza. Le procedure dicono che si può dare una medaglia a valor civile se c'è una testimonianza, se è certo che abbia fatto qualcosa che merita una medaglia. Fiore De Rienzo, che è qui in studio con noi, che è un nostro autore, un amico, ha lavorato molto su questo caso. E nelle pieghe della sentenza che cosa hai trovato, Fiore? Allora, in un primo momento, nelle pieghe della sentenza, giusto per capire se c'era traccia di qualcosa, ho trovato che sia nella richiesta di rinvio a giudizio di Schettino e altri del sì. PM di Grosseto c'era un capitolo dedicato alle vittime, e al numero 26 c'era scritto Giuseppe Girolamo, dopo aver ceduto il proprio posto su una scialuppa, è stato allontanato e poi è perito. Lo stesso c'era, identico messaggio, identica dichiarazione, nella sentenza d'appello che c'era stata, quella che condannava appunto Schettino e gli altri. Ma tutto questo però si basava, sembra, io la prima cosa che ho fatto, ovviamente ho sentito sindaco. Il sindaco che si sta battendo come un leone da tempo, Michele Maria Longo, insieme a tanti altri, perché si è resa giustizia a Giuseppe Girolamo. E non si riesce a trovare questa testimonianza. Gli anni passano, il tempo passa, sempre tutto più difficile. A un certo punto che cosa hai trovato, Fiore? Un nome? Allora, io ho fatto una ricerca che è quella che si fa quando si cercano documenti o altro. Mi sono posto una domanda. Ci sono stati 4.197 sopravvissuti. Tra questi sicuramente c'è quello che lo ha detto e poi si è sparsa la voce. E ho cominciato a cercare in internet, ho cercato dappertutto. Alla fine, su un piccolissimo giornale religioso, cattolico, ho trovato una intervista molto scarna fatta a una signora di Palermo, attraverso un gruppo di preghiera palermitano. Ho trovato chi l'aveva scritto, gentilmente mi ha dato il numero di questa signora, la quale ricordava di un uomo che era lì e che li aveva aiutati, ma non sapeva nulla. Ecco. Cosa fa Fiore? Manda a questa signora, che sta per entrare, questa donna, manda la fotografia di Giuseppe Girolamo. È lui, ragazzo, che vi ha aiutato a salire su quella scialuppa, cedendovi il posto e salvandomi la vita. È arrivato questo sms, eccolo qui.
Buonasera, ho visto la foto. È proprio lui. Alto, magro. Lui è il nostro angelo. Mi ricordo il suo volto. Antonella. Buonasera Antonella. Buonasera. Sì, il ragazzo nella foto è lui, lo riconosco, è lui, è il nostro angelo che ci ha salvato la vita. Ci ha fatto salire nella terza scialuppa. Lei era lì con suo marito e i suoi due bambini? Eravamo io con mio marito e due gemellini di 3 anni e mezzo all'epoca avevano. Già era passata 1 ora e un quarto da quando c'è stato l'urto dello scoglio e praticamente non ci hanno fatto scendere prima, assolutissimamente. Anzi, ci hanno mandato in cabina, ma era tutto sotto sopra, erano cadute le scale, i lettini, la televisione, tutto. Quindi lei è sicura che sia lui? Sicura sì, che sì, sia Giuseppe Girò? L'ho visto, questa signora, come era sa... un ragazzo, me lo ricordo benissimo, perché è un ragazzo alto, magro, con la barba, vestito di nero, e io gli ho detto, senta, la prego, mi deve fare salire, perché ho due bambini e non mi vogliono fare salire, e mi fa, venga, venga, e mi ha fatto salire nella terza scialuppa. Allora, era lui. Michele Maria, questa è una testimonianza che può consentire di aprire la procedura per la medaglia d'oro a valore civile alla memoria di Giuseppe Girolamo. Michele vuole abbracciarla. Grazie. a nome di tutte le persone che volevano bene. Grazie. A Giuseppe Girolamo. Venga, fai entrare. Vieni, vieni Antonella, vieni. Vieni. Prego, accomodati. Grazie. Allora, noi abbiamo anche preparato delle tavole con l'aiuto del nostro disegnatore, perché io... Ma è vero che lei, appena ha sentito l'urto, ha detto abbiamo preso uno scoglio? Sì, io l'ho capito subito. Io ho detto a mio marito, detto Sergio, che lui aveva in mano un bambino e io l'altro bambino. Io ho detto, Sergio, ha preso lo scoglio? E lui mi fa, no, non è vero. Io ho detto, Sergio, vedi che ha preso uno scoglio? E non ci credeva. Io l'ho capito. Cioè, lei ha sentito un rumore? Sì, forse... sembrava una barchettina piccola che ha urtato contro uno scoglio, contro una cosa dura. Si è sentito un rumore fortissimo. E quindi lei ha avuto questa intuizione. Comunque, cosa è successo? All'inizio c'è stato un parapiglia, poi avevano detto tutto a posto, vari passaggi. Ci hanno detto non vi preoccupate, è stato un blackout. Lei però ha avuto un'altra intuizione, quella di andare in cabina. Abbiamo fatto una tavola su questo. Di andare in cabina per prendere che cosa dentro la cabina? Perché suo marito, tra l'altro, ecco, abbiamo il disegno. Suo marito teneva la porta aperta. Perché lei non voleva che si chiudesse la porta? Perché naturalmente eravamo al buio. Perché se n'è andata la luce, c'è stato poi il blackout, tutta la nave era al buio, c'erano solo le luci di emergenza solo nel corridoio. Naturalmente se mio marito mi doveva tenere la porta, perché se si arrivava a chiudere io rimanevo chiusa dentro, ma non potevo assolutamente permettere che i miei figli, gennaio, quindi freddo, di sera, potessero stare male, quindi ho preso il giubbotto mio, dei bambini, dei regalini. Quando ancora non si sapeva quello che sarebbe accaduto. Ancora non si sapeva, però la stanza era tutta sotto sopra, perché era caduto tutto con l'urto. Allora, poco dopo, si dice prima le donne, i bambini, gli anziani, invece in quel frangente lì non è stato così. Ognuno ha pensato a se stesso. No. Assolutamente no, anche perché si sono degnati di farci scendere dopo 1 ora e un quarto. La nave, come voi sapete tutti tramite televisione, sì, perché hanno fatto vedere tutte cose, era inclinata, quindi era storta. Quindi dopo 1 ora e un quarto dice andate al ponte 4 per prendere le scialuppe. Mio marito pure, molto fermo, ha preso anche i salvagenti, ma tutto noi autonomamente, completamente.
Ecco, arrivati lì, in quel caos generale... C'era il panico. Mors panico. Tua vita mea, poi alla fine era quello, no? C'era mori tu, se stesso. Vivo io. Non è come fanno vedere prima donne e bambini. A me non mi volevano fare salire. Ecco, però Giuseppe Girolamo invece non ha pensato a se stesso. Voi vi avvicinate, appunto, cercate in mezzo alla folla di avvicinare, rischia di perdere anche suo figlio. Sì, perché io avevo, questo è un particolare, avevo dei tacchi, ho levato le scarpe, come gli ho detto a Fiore, e ho messo le scarpe da tennis perché ho capito che c'era una cosa di disagio, di pericolo, quindi con i tacchi dove vado, in quella maniera mi muovevo meglio. Essendo io piccolina, avevo mio figlio che tenevo per mano, in quella confusione mi stava volando dalla mano, io gridavo come una pazza, levato il bambino. Due gemellini di tre anni. Due gemellini di tre anni. A un certo punto, vicino alla scialuppa, Giuseppe vi fa salire. Ecco, questo ecco, vi fa largo e vi fa salire, anzi vi aiuta a salire sulla scialuppa. Sì, sì, sì. E poi, qual è l'ultima immagine che ha di Giuseppe? Prima è salito, ha aiutato a salire mio marito, gli ha dato in braccio il primo bambino, poi sono salita io, mi ha dato il mio bambino e se n'è andato. E ha continuato ad aiutare le altre persone. Lui non è salito completamente. Giuseppe aveva 30 anni. Quanto aveva? 30 anni. Giuseppe. Io mi ricordo che era alto, magro, un bel ragazzo, bello. Sì. Ecco, poi Giuseppe non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, l'hanno trovato dopo tanto tempo. Sì, per me il mio angelo è un angelo. Ci ho salvato. È stato un angelo per voi. Per me ci ha salvato la vita. Se non era come per mai lui, fino ad oggi questo... noi non eravamo qui. Come mai fino ad oggi non ha dato questa testimonianza? Allora, io 7 anni fa avevo scritto tutto. 7 anni fa ci hanno invitato tutti i canali, tutte le trasmissioni. Si può immaginare 7 anni fa come stavamo, non stavo come sto ora. Certo. Ora lo racconto, sono sempre, però sono più, diciamo, un po' meglio, sto. Sono passati un po' di anni, sì. Certo. I miei figli finalmente sono cresciuti. Ora finalmente parlando con una mia carissima amica, che appunto è Patrizia Carollo, che ha scritto in questo piccolo giornale, e io ho raccontato questa mia storia. Ho detto, guarda Patrizia, io quando è stato 7 anni fa ho scritto, ed è uscito fuori questo. A casa la stanno seguendo, vero Fiore, anche i familiari di Giuseppe Girolamo, che hanno saputo, sono sentita di partecipare, perché sono delle persone che addirittura, io so che addirittura, togliamola addirittura, insomma la mamma non riesce neanche a passare in quella via che è stata, quella piazza è stata intitolata Giuseppe Girolamo. Io sono qui su autorizzazione della famiglia, non sarei mai venuto se non avessi avuto la loro autorizzazione. Non è stato facile in questi giorni riaprire questa immane ferita, non guarirà mai. Anche perché, come diceva lei, noi avremmo voluto immediatamente intitolare la piazza centrale di Alberobello a Giuseppe, ma è stata la madre, non ha detto non me lo fare, perché passare da quella piazza avrebbe voluto dire per me ogni giorno riaprire questa cosa. Ecco, questo però significa questo questa testimonianza. Questo mi fa battere il cuore a 3.000, ma perché Sofia, ribadisco, è un angelo. Vorrei abbracciare la sua mamma, veramente la vorrei. Chissà che voglio incontrare anche Antonella. Io me lo auguro, perché sono stati giorni difficili. Ringrazio Fiore di aver tranquillizzato la famiglia, perché c'era questo scetticismo iniziale anche per noi. Come mai dopo 7 anni si era tentato in tutte le maniere di dare pubblicità, non si fosse trovato neppure un testimone di questo gesto che non può essere dimenticato. Noi solo questo chiediamo. Adesso per la medaglia a valore civile, cosa bisogna fare ora? Ma tutte le amministrazioni, già l'amministrazione del 2012 precedente alla mia, aveva immediatamente inoltrato richiesta. C'era stato detto che forse era stato sbagliato l'ufficio, e quindi noi immediatamente abbiamo reinviato all'ufficio che ci sembrava giusto. Abbiamo tenuto i contatti con la commissione, la stessa commissione ci diceva non troviamo prove, abbiamo un testimone. Quindi la signora cosa dovrà fare? Scrivere una memoria? Cosa dovrà fare? Sicuramente sarà convocata. Me lo auguro, io prenderò immediatamente contatti con la prefettura di Bari in modo che possano loro far riaprire l'istruttoria, perché abbiamo finalmente
il testimone, ripeto, non ne ha bisogno Albero Bello, non ne ha bisogno, no, ne ha bisogno l'Italia. È un gesto che non può essere dimenticato. In piccolo potete un po' restituire quello che vi ha dato. Definisco una piccola goccia nel mare. Ringrazio Dio che siamo qua e volevo accarezzare e abbracciare questa donna che è un figlio d'oro, veramente. Abbracciamo anche noi, grazie Antonella. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie Antonella, prendete i contatti così potete andare avanti. Giuseppe Girolamo, eccolo qua. Arriva Samantha Togni in studio con un grande annuncio. Di che si tratterà?